ieri un consiglio comunale molto tecnico ma molto molto importante. La maggioranza approva ulteriore cementificazione, ulteriori abitazioni senza concentrarsi sui servizi e sulla qualità della vita. Un consiglio comunale particolarmente lungo perché i punti all'ordine del giorno erano 9, dall'approvazione del rendiconto dell'anno scorso fino ad alcune misure che riguardavano gli usi civici o alcuni risarcimenti per questioni ambientali sempre legate all'edilizia, a un ordine del giorno per istituire una commissione speciale all'interno del consiglio per rivedere lo statuto che è un po' una sorta di carta costituzionale del comune. E poi l'argomento più importante, diciamo, è stato sicuramente l'approvazione dei due articoli sulla rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana, che è una legge della regionale del 2017 che prevede la possibilità di intervenire sul territorio degli interventi di riqualificazione, che è stata approvata dal nostro consiglio ieri. Noi abbiamo su questo avuto una posizione sempre molto critica su come si è approcciato il nostro comune, perché la legge prevede un ampio disegno con l'approvazione di alcuni articoli che ci danno la possibilità di intervenire e dare delle indicazioni e una visione del territorio, mentre alla fine la maggioranza ha deciso di approvare solamente una porzione della legge che dà la possibilità ai privati di fare alcuni interventi urbanistici sui loro immobili. Ecco, questa è scarsa visione del territorio e scarsa visione in prospettiva per la città, perché interventi di cambio d'uso ed ampliamento semplici, fini a se stessi, senza l'intervento dell'amministrazione non sono sicuramente il meglio in un territorio come il nostro, dove l'intervento privato già ha ampiamente fatto danni. Dobbiamo fare i complimenti a un collega, al consigliere Anastasio, che ha presentato un emendamento che va a porre dei limiti alla rigenerazione urbana, al cambio di destinazione d'uso, in quanto va a chiedere che vengano limitati nel centro storico e sulla zona litorale i cambi di destinazione d'uso dei locali commerciali su strada, proprio per salvaguardare il comparto degli immobili commerciali e uno sviluppo commerciale. Questo anche noi dell'opposizione l'abbiamo appoggiata, mentre dobbiamo purtroppo criticare un altro emendamento di un altro collega che invece prevede anzi l'intervento di un incremento della cubatura da destinazione residenziale nei comparti industriali, quindi quel piccolo comparto industriale che noi abbiamo gli si dà la possibilità ai costruttori di edificare villette, cosa che già tarde abbiamo ampiamente e che riteniamo non sia opportuno. Una politica piccola piccola che manca di visione, approva soltanto due piccoli provvedimenti di una legge più grande che poteva rappresentare un grande potenziale anche per la nostra città per riqualificare alcune zone e in generale per dare una forma più chiara e più funzionale alla nostra città, e invece approva soltanto due piccole cosine che aggiungono ulteriori abitazioni ad una città che già ha tanti quartieri dormitorio privi dei servizi essenziali.